abbiamo avuto poco coraggio, ma era una cosa che poteva capitare. E poi dopo il 5-0, dove sembrava che la serata potesse assumere numeri disastrosi, la squadra ha reagito, ha cominciato a giocare, ha fatto gol, abbiamo avuto già alla fine del primo tempo un'altra paio di occasioni con Petagna e con Esciarawi. Secondo tempo la squadra ha giocato in modo più ordinato, un po' più con coraggio, ha concesso poco a Manchester City, abbiamo avuto diverse occasioni, quindi direi che alla fine abbiamo fatto anche una buona partita dal 35esimo in poi. È normale, in questo momento mancano i nazionali, mancano altri 3 giocatori che sono passati a lavorare a Milanello, una squadra imbottita dei ragazzini, qualcuno che praticamente come per gara è solamente 4 giorni che è con noi ad allenarsi e quindi non conosce bene il calcio italiano, non conosce bene il calcio europeo, non conosce bene come si lavora in un reparto. Zaccardi era tanto che non giocava, De Jong sta venendo molto avanti di condizioni, sono molto contento, così come lo stesso Montari, e Sharawi è ritornato al gol e questo gli fa solo che bene, quindi c'è da essere diciamo soddisfatti e rimanere sereni, perché il nostro obiettivo è quello del 20 agosto, non c'è da preoccuparsi dei primi 35 minuti di stasera, non c'era da esaltarsi dopo la vittoria di Valencia. È un percorso che va fatto con una squadra dove ci sono dentro solo in rosa, credo 4-5-6 ragazzi che vanno dal 92 al 95, oltre a questi stasera ce ne sono altri 5 tra il 94 e il 95, quindi è normale che ci possano passare anche un po' di brutti minuti come è stato stasera. Ecco, la domanda è, il Milan al completo può competere secondo lei con squadroni come il Manchester City? Il Milan al completo sicuramente è un'altra squadra, però questi ragazzi hanno fatto alla fine anche una buona partita, perché poi dopo ti devi abituare a giocare queste partite contro queste squadre. Noi innanzitutto l'obiettivo è quello di cercare di arrivare a giocare i gironi di Champions e poi cercare di arrivare in fondo al campionato ed essere nelle prime tre. La parte positiva è Sharawi, che è partito col piede giusto e ha fatto bene anche la seconda punta, no? Almeno questa sembra la sua intenzione quest'anno, come il modulo con il sistema di gioco di partenza. Ecco. Sì, ancora a migliorare, perché sono 24 giorni che si allena, però ritornare al gol per lui credo che sia stato molto importante. Deve migliorare il gioco della squadra, perché la qualità migliore sua è quella di realizzativa. È contento dell'acquisto di Silvestre? È un buon giocatore, un difensore, l'anno scorso non ha fatto bene all'Inter, ha fatto molto bene negli anni precedenti a Catania, purtroppo ha perso per un paio di mesi, 2-3 mesi Buonera, la società è stata molto brava ad acquistare Silvestre. Puoi parlare un po' anche sul gioco aereo, visto che l'anno scorso era un po' il vostro punto debole, avete preso tanti gol di testa e lui è molto forte da questo punto di vista? Dobbiamo migliorare un po', stasera siamo stati molto più attenti sugli angoli, eppure eravamo come centimetri molto più bassi del Manchester City, quindi credo che sia più una questione di attenzione e di cattiveria nel prendere il gol. Sì, certo, mi piace giocare lì, è la mia posizione preferita. Oggi una partita, secondo me, da me male, non lo so, non ho avuto spazio, non ho cercato per il spazio, c'è avuto un'occasione, devo giocare in mezzo con lui, non ho visto lui. Sono non triste, ma un po', come si dice, disappointed. Dispiaciuto, ma siamo ancora nella preparazione. Ne devi anche fare bene qua in... Sì, a me mi piace sempre tornare qua a casa, perché io nato qua, anche vedere mio fratello, sempre bene. Secondo te il Milan completo, con tutti i titolari, può competere con come Manchester City? Certo, sicuro. Quando pensiamo che Montolivo, Balotelli, Abate, secondo me vinciamo la partita oggi, perché anche con tutti i giovani abbiamo fatto una bella partita e secondo tempo abbiamo creato tante occasioni. Cosa ci dici di te e del tuo futuro? Insomma, si è parlato anche di un Boateng che potrebbe partire, tu che cosa vuoi e che cosa sai, insomma, del tuo futuro? Io non lo so niente, i giornalisti parlano tanto e troppo, io ho mai parlato del mio futuro sono ancora rossonero.
Ce l'ho ancora 2 anni contratto, per quello io non voglio parlare nel mercato. Ma ti piace stare qui, sei contento di stare a Milano? Certo, come sempre, io ho detto sempre sono contento, voglio stare a Milano, anche mia fidanzata a Milano, tutto mio casa a Milano, io ho detto sempre è mia seconda casa. Si parla adesso tanto di Honda che potrebbe arrivare sul mercato e lui è un po' fa il tuo stesso ruolo. In quel caso insomma saresti sempre disposto come l'anno scorso anche a giocare da mezzala se Allegri te lo chiede? Questa è una scelta delle società che comprano. Io ho visto Honda veramente bene in questo Confederations Cup, sì, ho giocato veramente bene, per me è sempre bene quando trovano giocatori o comprano un giocatore forte come lui. Ultimissima, Sharabia ha cominciato con il piede giusto, insomma, si è sbloccato, è tornare il giocatore della prima parte dell'anno scorso. Sì, sono molto contento per lui, perché lui secondo me è un po'... non è depressione, ma un po' un momento giù, adesso ha fatto 2 gran gol, anche giocato bene, un buon movimento, siamo ancora, come detto prima, in preparazione, ma questo secondo me è molto importante per la sua testa, per la sua cresta. Va bene, grazie.